Se noi osserviamo la Torre Eiffel e ci chiedono quanto è alta, se facciamo il movimento del capo verso destra, diremo che è alta un tot di metri. Se chiediamo alle persone di fare il movimento invece in realtà verso sinistra, diranno un certo numero di metri di altezza, ma è stato verificato che nel momento in cui osserviamo la Torre Eiffel e giriamo il capo verso destra, tenderemo ad sopravvalutare l'altezza rispetto a quando giriamo il capo verso sinistra. Quindi sono delle stranezze particolari che ci mostrano sostanzialmente come funzioniamo, no? Questo perché il cervello in linea di tendenza tende a valutare i numeri, per esempio le grandezze, secondo una linea retta. Sinistra numeri bassi, destra numeri alti, e quindi il movimento del capo influenza ancora una volta, condiziona per esempio addirittura la stima di una determinata altezza. Quindi sicuramente ci sono delle stranezze, chiamiamole così, ma che riguardano il nostro comportamento e i nostri atteggiamenti o la nostra vita in generale. Abbiamo anche detto che è importante non dare nulla per scontato. Non dare nulla per scontato significa che, punto 3, tutto quello che non diciamo in realtà non esiste. Questa è una legge fondamentale sicuramente della comunicazione. Voi potete avere l'idea più brillante del mondo, potete essere delle persone validissime, potete essere delle persone che hanno scoperto la formula della felicità, ma se non lo comunicate, quella cosa non esiste. Ok, quindi è molto importante avere anche questo approccio perché alla lunga nel lavoro così come nella vita privata, nella vita relazionale, spesso si tende ad evitare di, come vedete, questa riflessione diciamo, intreccia col concetto poi di assertività che abbiamo visto, no? Quindi evitiamo di cadere in questa vera e propria trappola, assumendo questa legge che tutto ciò che non dite in realtà non esiste. Comunicazione verbale sicuramente è importante perché se no diciamo sottolineiamo solo degli aspetti diciamo non verbali o più che altro simbolici. Di fatto scrivere le cose in maniera sensata, ovviamente dire le cose in maniera sensata abbiamo detto che è importante, no? Perché se no sarebbe come riempire di fumo l'altro, no? Annebbiarlo fondamentalmente. Anche nella comunicazione scritta, e soprattutto, però, come vedremo, ci sono delle strategie anche nella comunicazione scritta. Di fatto, se la comunicazione verbale è importante, lo è di più la comunicazione non verbale, come vedremo, perché abbiamo visto che ricopre un buon 90% dell'impatto della comunicazione.